Quindi cominciamo a vedere gli amplificatori operazionali, che cosa sono, a che cosa servono. Oh, in inglese si chiamano operational amplifier. Facciamolo al singolare e si indicano anche come op-amp. Amplificatore operazionale. Allora, si tratta di un amplificatore differenziale a più stadi. Quindi viene caratterizzato dal fatto di avere un rapporto di reiezione del modo comune grande e i più stadi servono, come abbiamo detto, per avere impedenze, per aggiustare sia le impedenze sia l'amplificazione. In generale abbiamo uno stadio di ingresso che è uno stadio differenziale, in principio simile a quello che abbiamo visto insieme. Chiaramente a livello di principio, all'uscita dello stadio differenziale c'è una tensione riferita alla massa, abbiamo uno stadio di guadagno che è responsabile, come gli stadi intermedi, del fatto di avere un'amplificazione elevata, e poi abbiamo uno stadio di uscita che consente di aggiustare l'impedenza d'uscita. Questa è l'uscita. Quindi gli stadi ognuno ha un compito differente. Lo stadio di uscita nell'amplificatore operazionale tende a far avere la resistenza di uscita la più bassa possibile, diciamo idealmente zero. No, ma non mettiamo zero. Scriviamo qui Rout bassa. Il compito dello stadio di uscita è di abbassare la resistenza di uscita. Il compito dello stadio di ingresso invece è di alzare la resistenza di ingresso, perché si vuole alta in operazionale, e di alzare anche il rapporto di reiezione del modo comune, è differenziale apposta. Va bene? Lo stadio di guadagno invece deve alzare l'amplificazione. Quindi ogni stadio ha un compito differente. Il simbolo di un amplificatore differenziale di solito è questo, che è più generalmente il simbolo di un amplificatore, ma di un amplificatore operazionale, ecco, si indica così con i due ingressi. La tensione d'ingresso è tra un ingresso indicato con più e un ingresso indicato col meno, e la tensione d'uscita invece è riferita alla massa V. Poi spesso nell'amplificatore operazionale si specificano anche il livello dell'alimentazione, tipicamente più VCC meno VCC, oppure da una certa tensione positiva 0. In generale il simbolo è questo. Questa V sarà uguale ad AV per VI. Il circuito equivalente è del tipo che abbiamo già visto per un amplificatore, quindi c'è una resistenza d'ingresso tra gli ingressi più e meno, e poi in uscita c'è un generatore di tensione AVVI e una resistenza d'uscita. Questa V è l'amplificazione intrinseca a vuoto in realtà, per un operazionale si cerca di fare in modo sia l'amplificazione che l'operazionale ha sempre, va bene, in qualunque circostanza. Perché? Perché quando si va a indicare che cos'è un amplificatore operazionale ideale, quali sono le caratteristiche che noi vogliamo, si specifica
la resistenza d'ingresso si vuole praticamente infinita, la resistenza d'uscita si vuole praticamente nulla, l'amplificazione di tensione si vuole praticamente infinita, il rapporto di reiezione del modo comune si vuole praticamente infinito, la frequenza di taglio, che questo è un concetto che magari non è ancora limite superiore di banda, quindi le frequenze alle quali queste cose sono vere si vogliono praticamente infinite. Okay? Questa è la lista dei desideri, okay? Per un amplificatore operazionale ideale. Quando questa cosa è vera, l'amplificazione è praticamente infinita per qualunque carica e qualunque generatore in ingresso. A che cosa mi serve indicarvi la lista ideale? Mi serve perché ci è utile come confronto, cioè un amplificatore operazionale sarà tanto più buono, avrà prestazioni tanto migliori, quanto più si avvicinerà ad un amplificatore operazionale ideale. Quindi è importante fissare quello che vogliamo. D'accordo. Prima di andare avanti, volevo, ecco, soltanto aggiungere una cosa in nomenclatura. Questi due ingressi, quello col segno più e quello col segno meno, si chiamano anche ingresso invertente. Ingresso non invertente. Perché ovviamente se aumento la tensione sull'ingresso più, l'uscita aumenta, se aumento la tensione sull'ingresso meno, l'uscita diminuisce. D'accordo? Perché in pratica V la posso scrivere anche come AV che moltiplica, al posto di V posso scrivere V più meno V meno. Quindi vedete, per V più l'amplificatore non inverte, per V meno l'amplificatore inverte. Se considero come ingresso V meno, l'amplificatore inverte. Ok, allora, analizziamo un attimo perché vogliamo queste caratteristiche da un amplificatore ideale. E soprattutto, beh, alcune sono facili, altre magari richiedono un pochino di attenzione. Allora, il fatto di volere il CMRR praticamente infinito è perché si vuole un amplificatore veramente differenziale, d'accordo? Cioè vogliamo che l'uscita dipenda solo dalla differenza delle tensioni d'ingresso e non dal modo comune. Questo fa parte del fatto che l'amplificatore operazionale è un differenziale, il fatto di volere un CMRR molto grande. Il fatto di volere un R infinito e un R out nulla dipende da quello che stavo dicendo prima, insomma, che ho solo accennato prima, cioè che se queste condizioni si verificano, l'amplificazione dell'amplificatore non dipende più dal carico e dal generatore d'ingresso. Questo è un aspetto che conviene vedere un attimo insieme. Allora, prendiamo il circuito equivalente di prima, quindi RI AV VI, chiamiamolo AV0' VI, AV'VI R out. Beh, anche questo mi torna più comodo chiamarlo. Vabbè, ora lo chiamo AV, qui specifico un pochino meglio. Cioè, questo è un'amplificazione intrinseca a vuoto per il modellino che abbiamo fatto insieme, no? Adesso, questo, quindi sia un amplificatore generale questo. Allora adesso io a questo amplificatore generale attacco un carico RL e quindi qui prendo l'uscita e poi in ingresso attacco un generatore con una resistenza serie. Va bene? Allora a questo punto ho due partitori in ingresso e in uscita, per cui quando vado a calcolare la funzione di trasferimento, quindi l'amplificazione, mi entreranno dentro l'espressione questi due partitori. Vediamo come.
Innanzitutto un partitore qua in ingresso perché V è uguale a RI diviso RI più RS per VS. Poi in uscita un altro partitore perché V sarà uguale ad AVO' per VI per un altro partitore di resistenze, cioè RL diviso RL più Rout. Va bene? Quindi quando vado a fare l'amplificazione di tensione complessiva, mi viene V su VS e mi viene l'amplificazione intrinseca a vuoto per RL diviso RL più Rout, va bene, per al posto di VI mi viene RI diviso RI più RS, va bene? Quindi mi viene una cosa che è minore della VO', dell'amplificazione, della V0', dell'amplificazione intrinseca a vuoto, ok? Per costruzione mi viene più piccolo. Però quello che dovreste notare è che se valgono le condizioni che dicevamo prima, cioè se Rout è 0 e RS tende a infinito, ed RI tende a infinito, quindi l'impedenza d'ingresso tende a infinito e l'impedenza d'uscita è 0, allora queste due frazioni sono tutte e due esattamente 1, quindi AV è uguale ad AV0'. Quindi indipendentemente dal valore di RS e di RL, va bene? Questo è quello che si vuole per un amplificatore operazionale. Per questo prima l'ho chiamata AV, quel generatore di tensione, non l'ho chiamata V0', perché tanto i due, nei casi che ci interessano, sono uguali. Va bene? Questa è una cosa che si vuole perché vogliamo un'amplificazione che non sia influenzata dal valore del carico, non sia influenzata dal tipo di generatore che metto in ingresso. Quando si realizza una cosa del genere, si dice che abbiamo un amplificatore di tensione ideale. Quindi un amplificatore di tensione ideale è caratterizzato dal fatto che la sua amplificazione di tensione non dipende dal carico e non dipende dal generatore d'ingresso, dipende solo dalle proprietà dell'amplificatore. E questo si ottiene se la resistenza d'ingresso è idealmente infinita e la resistenza d'uscita è idealmente nulla. Okay? Dico idealmente perché sono proprietà che nella pratica non si ottengono in modo ideale. Però, insomma, quindi la cosa sarà vera entro certi limiti. Allora, dopo aver visto le caratteristiche di un amplificatore operazionale ideale, vediamo poi in pratica di che cosa uno si accontenta, no? Come, che caratteristiche ha un amplificatore operazionale reale. E vi prendo un esempio super semplice che ormai è vecchissimo, ma insomma, sui libri di testo è sempre considerato un amplificatore anni 60, super semplice, MOA741. Di prestazioni direi piuttosto scarsine, no? Però essendo un classico vale la pena considerarlo per rendersi conto di cos'è che ci si di che cos'è che poi uno in pratica si accontenta. L'RI uno la vorrebbe infinita, in realtà di 2 megaohm, che è l'amplificazione del MOA741, si può accontentare spesso. La Rout la vuole nulla, ma in realtà per esempio il MOA741 ha 25 ohm e va bene lo stesso. L'amplificazione di tensione, per esempio, per MOA741 è circa 250.000. Quella è grande per davvero. In generale, negli operazionali, quella parte, l'amplificazione di tensione, è effettivamente grande. Okay? 250.000 è un numero molto grande, francamente molto variabile da esemplare a esemplare, perché per tirar su molto l'amplificazione cioè, si rinuncia
parecchio alla robustezza dell'amplificazione. Il rapporto di reiezione in modo comune per il MOA741 è circa 100.000. Tipicamente viene indicato in dB, sono 100 dB. Ecco, la cosa che colpisce di più è il limite superiore di banda, quindi la funzione di trasferimento è praticamente una funzione di trasferimento con un polo, quindi quell'FH è la frequenza corrispondente all'unico polo che ha l'amplificatore, che abbiamo detto noi la vorremmo infinita, in realtà viene 4 Hz. Questa è una differenza significativa. E colpisce molto in generale questo numero, nella pratica non è così. Non è così brutto. Non riusciremo a vedere perché andiamo veramente a frequenze così basse. Il motivo principale è legato alla stabilità dell'amplificatore. La stabilità proprio dal punto di vista della stabilità di un sistema. Quello che però è più importante è il prodotto di AVFH. Questo prodotto, vedete, 250.000 per 4 fa 1 milione di hertz, 1 MHz, è quello che si chiama prodotto guadagno banda. Il prodotto del guadagno che è AV per la banda che è FH. Ed è un parametro importante. La funzione di trasferimento, se io la vado a disegnare, è fatta all'incirca così. Immaginate un diagramma di Bode di ampiezza. Ha un andamento fatto così, quindi è 100 dB, un po' di più di 100 dB, 108 dB, su 250.000. E poi a frequenza FH scende con una pendenza di meno 20 dB per decade. Quindi ha praticamente un solo polo, molto in basso in frequenza. Ecco, un'altra cosa che vi potete aspettare valga per gli amplificatori ideali è che se rappresento qua la caratteristica di trasferimento, cioè VI in funzione EV in funzione di VI, potete notare un'altra cosa che è abbastanza rilevante. Guardate qua, abbiamo detto che questo è un amplificatore, quindi V in funzione di VI fa una retta, d'accordo? La retta passa per l'origine e ha una pendenza che è pari ad AV. Va bene. Però nella pratica la V non è che può salire all'infinito, né in alto né in basso. Nella pratica questa si ferma alla tensione di alimentazione positiva e al valore negativo della tensione di alimentazione. E a quel punto non sale più. Quindi la funzione di trasferimento è una funzione di trasferimento che satura molto rapidamente. La cosa interessante è qual è il valore massimo di VI per il quale l'amplificatore si comporta linearmente. No, questo è importante perché viene un numero che uno in generale non si aspetta. Vmax che cos'è? È la tensione massima d'uscita che è VCC diviso l'amplificazione. Allora, se prendo dei valori tipici, per esempio VCC di 15 volt e l'amplificazione che ho detto prima di 250.000, faccio 15 volt diviso 250.000, mi fa 60 microvolt. Quindi, perché si comporti come amplificatore, la tensione d'ingresso differenziale non può superare 60 microvolt. Quindi è sempre una tensione molto molto piccola. Questo è comunque generalmente vero in un operazionale. Quindi uno deve tenere presente che le tensioni d'ingresso finché l'amplificatore si comporta come tale, sono molto molto piccole. E questo è voluto ed è funzione del fatto che l'amplificazione viene scelta essere molto grande.
Allora, che ci si fa con un amplificatore operazionale? Vediamo un esempio. Un circuito semplice con un amplificatore operazionale, per esempio, l'amplificatore invertente. Proviamo a fare uno studio un minimo dettagliato senza fare approssimazioni iniziali. Allora, l'amplificatore invertente è fatto così: c'è un amplificatore operazionale e due resistenze collegate in questo modo. Le due resistenze sono queste qua, R1 e R2. Questo è l'amplificatore operazionale. Ho levato il collegamento all'alimentazione perché mi dà soltanto noia in questa fase. Questo è l'amplificatore. Quindi vedete, sono soltanto due resistenze e un amplificatore. Se vado a rappresentare, ecco com'è che lo studio? E questo si studia in questo modo, si trasforma, si sostituisce al simbolo dell'amplificatore operazionale il circuito equivalente. A quel punto ho un sistema lineare che posso risolvere. Quindi qui ho VS, qui c'è R1. Ora qui c'è meno più, questa è la VI e questo tra meno e più è la RI dell'amplificatore. Questo va a massa. Qui c'è invece AVVI, o l'equivalente di Thevenin in uscita, e Rout. E questa tensione qua è la tensione V. Tra l'uscita e il meno, qua c'è la resistenza R2. Questo è il circuito che devo risolvere. È piuttosto semplice. Io cosa posso fare? Posso scrivere l'equazione a due nodi. Prima l'equazione al nodo meno, al nodo invertente. E poi l'equazione al nodo di uscita. Allora, al nodo meno che cosa ho? Scriviamo proprio l'equazione al nodo. Avrò meno VI per la somma delle ammettenze che arrivano a quel nodo, 1 su RI più 1 su R1 più 1 su R2 meno VS diviso 1 su R1 meno V per 1 su R2 uguale a 0. Questo è un termine. E poi c'è l'espressione al nodo di uscita, chiamiamolo V. Nodo di uscita avrò chiaramente V che moltiplica la somma delle ammettenze, che è 1 su Rout più 1 su R2 meno AVVI per 1 su Rout, che è questo pezzo, meno VI, quindi più VI per 1 su R2, uguale a 0. A questo punto ho tutto quello che mi serve. A me serve V su VS, ho una incognita in più che è VI, basta che la prenda da un'equazione e la sostituisca nell'equazione successiva. Quindi per esempio potrei prendere VI dalla seconda e andarla a sostituire nella prima. A quel punto posso ricavare V su VS. Ok, è un conto un po' noioso, non è che voglio fare tutti i passaggi perché poi avendo queste frazioni un po' di tempo ci si perde. Proviamolo un attimo a fare. Quindi prendiamo la seconda. VI prendiamola da qua e sostituiamolo sopra. Che cosa ottengo? Se faccio questo. Ops. Se faccio questa sostituzione mi viene, scrivo la prima, al posto di meno VI mi viene V che moltiplica 1 su Rout più 1 su R2 diviso
AV su Rout meno 1 su R2, questo è il primo pezzo, tutto per questo termine qua, quindi 1 su RI più 1 su R1 più 1 su R2 meno VS per 1 su R1 meno V per 1 su R2 uguale a 0. Allora, ora io mi fermo qui, non voglio fare tutti i conti a mano. È chiaro che ci siamo, no? Basta a questo punto esplicitare V e fare V su VS e trovare l'espressione. Va bene? Non c'è da ragionare più di tanto. Non voglio fare tutto il conto, voglio farvi notare un po' di cose. E vediamole un po' perché ci aiutano a semplificare un pochino. Allora, si vede qui bene che se AV è molto grande, il denominatore del primo termine va a crescere molto e tutta la prima frazione può diventare trascurabile rispetto all'altro termine dove compare V. Quindi possiamo dire facilmente che se AV tende a infinito, questo termine sparisce e V in funzione di VS dipende soltanto dai secondi due termini, che vuol dire quindi viene V uguale a meno VS per R2 diviso R1, stop. Ok, quindi questa è una cosa da tenere a mente. Quindi se AV tende a infinito, allora VU viene uguale a meno R2 su R1 per VS. Torno indietro così lo vediamo un pochino. Quindi ricapitolando, se AV tende a infinito, tutto questo termine se ne va, mi rimangono soltanto questi due termini di lato. Questi due termini di lato, e quindi V in funzione di VS lo ricavo molto rapidamente. Va bene? Ok. Allora, un'altra cosa che vi vorrei far notare è l'espressione di VI, che dov'è che abbiamo? Abbiamo qua. Da questa seconda espressione abbiamo ricavato VI in funzione di V. Rimane questa cosa, e lo riscrivo, no? È il primo termine che ho scritto, lo riscrivo di lato. Mi era venuto sempre nella stessa ipotesi, no? Poiché VI era uguale a V che moltiplica 1 su Rout più 1 su R2 diviso a V su Rout meno 1 su R2, 1 su R2. Abbiamo trovato questa cosa qua, no? Nella stessa circostanza anche VI tende a 0. Perché se a V tende a infinito, questa frazione viene tutta buttata in alto, quindi V diventa molto più piccolo di V. Quindi abbiamo V circa 0, una cosa, due cose, e poi per finire IS, cioè la tensione di la tensione che passa nel generatore, prendiamo il grafico di prima, la IS è questa qua. La IS che cos'è? È VS più VI diviso R1. A questo punto però
IS è VS più VI diviso R1, in questa ipotesi diventa uguale a VS su R1, perché VI sparisce. Questo che cosa vuol dire? Che la resistenza d'ingresso dell'amplificatore non invertente, che per definizione è VS su IS, diventa uguale a R1. Allora, quindi che cosa abbiamo trovato con questa ipotesi qua? Questa è l'amplificazione dell'amplificatore invertente. Si vede che si chiama invertente perché vedete l'amplificazione ha un segno negativo. Questa è l'amplificazione. Cazione. Che è invertente. Questa è la resistenza d'ingresso. Quello che si può dire e si vede facilmente è che se AV tende a infinito, l'amplificazione è meno R2 su R1, la resistenza d'ingresso è R1 e quindi non dipendono dai parametri dell'amplificatore operazionale. E questa è una cosa importante, è facile sottovalutarlo, però è proprio il motivo per cui si usano gli amplificatori operazionali. In questo esempio, ed è solo il primo, poi è sempre così, se si riesce a fare l'amplificazione di tensione dell'amplificatore operazionale sufficientemente grande, quella del circuito e anche la resistenza d'ingresso del circuito, vedete, non dipende più dall'amplificazione dell'operazionale, dalla sua resistenza d'ingresso, dalla sua resistenza d'uscita, dipende soltanto dai parametri delle resistenze che ho aggiunto all'operazionale. R2 e R1. Va bene? Quindi il motivo per cui tengo ad avere un'amplificazione di tensione molto elevata per l'operazionale, è anche questo, perché più elevata l'amplificazione di tensione, più questa approssimazione è ragionevole e posso ottenere dei circuiti le cui caratteristiche non dipendono strettamente dall'operazionale. Questo mi aiuta anche perché, come vi dicevo un attimo fa, l'amplificazione dell'operazionale è molto variabile da esemplare a esemplare, ma usato in questo circuito non mi importa più, perché non mi importa che sia variabile, mi importa che comunque sia grande. Se varia da 250.000 a 500.000 o a 100.000, in termini assoluti è una variazione grande, ma messo in un circuito come questo, la variazione mi diventa completamente ininfluente, perché sia l'amplificazione di questo circuito sia la sua resistenza d'ingresso dipendono soltanto da R1 e R2, non dipendono più dall'operazionale. Ok? Quindi questo è l'obiettivo che ci si dà tutte le volte che si usa un operazionale. Si vuole sempre inserire in un circuito tale che il comportamento dettagliato dell'operazionale non sia più determinante per le prestazioni. Ci fermiamo qua adesso, poi tanti alcuni casi li vediamo domani.